Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Gli effetti del Vaticano II e la ricostruzione del suo svolgimento secondo il cardinal Walter Kasper. Indaghiamo ora la certificazione della fine dell'essenziale della religione causata dal Concilio Vaticano II dalle parole del cardinal Walter Kasper, che è un ultraprogressista modernista. Poi Kasper prosegue indicando la suddivisione che, secondo lui, era presente all'interno dei 2400 vescovi del Concilio. Esattamente, comincia a parlare di quanti sarebbero stati i buoni e quanti i cattivi. La larga maggioranza dei padri conciliari, ossia i vescovi, colse l'idea di Giovanni XXIII. Volle cogliere le richieste dei movimenti di rinnovamento biblico, liturgico, patristico, pastorale ed ecumenico, sorti tra le due guerre mondiali. Cominciare una nuova pagina della storia con l'ebraismo, carica di gravami, ed entrare in dialogo con la cultura moderna. Allora, riassumiamo. Biblico, liturgico, patristico, pastorale, ecumenico, ebraismo, cultura moderna. Sono ben 7 argomenti molto diversi l'uno dall'altro. Quindi, secondo Kasper, la larga maggioranza dei vescovi di tutto il mondo ragionavano contemporaneamente su tutti questi 7 argomenti? Non sarà che, più logicamente, l'occasione del concilio fu colta da una minoranza intellettuale per poter agire su questi 7 argomenti e che poi cercò di trascinare dalla propria parte la maggioranza dei vescovi del mondo, non certo abituata a trattare così tante tematiche e tanto diverse tra di esse? Infine, cosa avrebbe voluto fare questa larga maggioranza, secondo Kasper? Fu il progetto di una modernizzazione che non voleva e neanche poteva essere modernismo. Allora, prima di tutto, Walter Kasper riassume il concilio come un progetto, anziché come un aggiornamento. L'aggiornamento di Giovanni XXIII. Poi, Walter Kasper, essendo un ultraprogressista modernista, la prima cosa che fa è indicare la sua maggioranza dei vescovi come semplici modernizzatori. E infine difende il modernismo affermando che non avrebbe avuto alcuna influenza sul Vaticano II. No! Cos'è il modernismo? Che cos'è il modernismo in ambito cristiano? È un progetto di distruzione del cristianesimo e della Chiesa, che però gli intellettuali ingenui, ossia i professionisti della lettura dei libri, hanno addirittura scambiato per miglioramento del cristianesimo e della Chiesa. Il modernismo si basa su un criterio fondamentale e una sua applicazione strategica.
Il criterio è il soggettivismo, per cui la coscienza individuale possiederebbe già tutta la verità, oppure la cui verità sviluppata sarebbe più importante di quella universale. L'applicazione strategica del soggettivismo è l'evoluzionismo sistematico, per cui la vera realtà non è l'essere, ma il divenire. Il divenire del mondo, il divenire della storia, della cultura, dell'uomo, delle relazioni, eccetera. E dunque il divenire della verità. Ossia, niente è vero in senso assoluto, universale, perché tutto sarebbe relativo a livello soggettivo e temporale. Se questa non è distruzione di una religione, ma anche di un ordinamento democratico, di una dottrina economica, delle regole del gioco a pallone. Certo, miglioramento non è. Quindi, presi i testi sacri religiosi, le norme morali e gli insegnamenti della Chiesa, il risultato finale, che è l'obiettivo dei progettisti, al di sopra delle buone intenzioni dei vescovi, dei cardinali, modernisti, ambasciatori, utili idioti. Il risultato finale è la diffusione presso il popolo dello scetticismo, nella bontà, nella giustizia e nella verità universali dei testi sacri, delle norme morali e degli insegnamenti. Secondo il modernismo, i testi sacri, le norme morali e gli insegnamenti dovrebbero essere interpretati da ciascun soggetto, secondo la propria situazione storica, secondo il divenire storico della sua vita. Se il soggetto non è capace di questa elaborazione, allora sarebbe il prete che dovrebbe interpretare i testi sacri, le norme morali e gli insegnamenti per ciascun soggetto e nella situazione storica del momento. Inoltre, l'interpretazione soggettiva e temporale di una persona sarebbe il punto di riferimento sacro e intoccabile, col quale si può solo dialogare. Perché ogni comunicazione basata su una impostazione universale dei valori, come i principi non negoziabili di Benedetto XVI, sarebbe una forma di violazione del progetto unico e irripetibile di Dio su ciascun uomo, unico e irripetibile. Come si deduce, l'applicazione del modernismo è la fine dei principi del bene e del male, ossia delle coppie di criteri buono, cattivo, giusto, ingiusto, bello, brutto, verità, inganno. Quindi, come si constata dalla realtà, poiché l'uomo tende più al male che al bene, l'applicazione del soggettivismo porta ad un mondo sempre più cattivo, più ingiusto, più brutto e più ingannevole e ingannatore. Questo è il modernismo in ambito religioso.
ma coloro che sinceramente ci credono seguono solo un malsano rispetto verso gli altri. I modernisti sinceri sono gli utili idioti delle ideologie, che non si rendono conto delle conseguenze. Ora il modernista Casper passa ad indicare quelli, secondo lui, colpevoli delle turbolenze dell'inverno e della crisi della Chiesa. Dunque, se secondo lui la larga maggioranza sarebbe stata modernizzatrice, come sarebbe stata la minoranza? Tradizionalista. Nella dodicesima e ultima parte, la minoranza in concilio secondo Walter Casper e la conclusione di tutta l'indagine sui danni del Vaticano II per l'uomo comune. Indagatore, i miei complimenti. E indagatore, qua c'è il prossimo video.